no, di sicuro. Se mi davate un pesce a sera vincevo l'isola, eh. Ora, se veniva su un pesce a sera a Caio Cogino era dura, prima. Chi ci può venire? Prima trota pesata Masetti, mi bagno. Nicolas. 300. No. Fermala. 400 preciso, 400 preciso. La trota più grossa di Matteo. 1995. 1,9,95 e ti porta all'isola questa gira a te 4 kg e 10 la più grossa è quella di Nicola te lo fermo che è te allora il cantinale è da qui non sono più abituato è giusto l'acqua e basta no l'acqua fa male Anche noi come Olimpiadi del Cuore ogni anno cerchiamo di fare qualcosa per loro perché è una piccola associazione che fa cose grandi in Africa, quindi conosco le persone a cui vanno i soldi e so che sono tutte che li portano in Africa, sono persone serie, oneste, trasparenti, sono amici, quindi io penso che voi che siete pescatori veri, non come me, che sono un po' mezzo pescatore, sono più tennista e ciclista, calciatore che pescatore. Però avete scelto una bella destinazione per questo scopo, quindi vi faccio i complimenti e soprattutto faccio i complimenti a quelle persone che hanno pescato più di 4 kg di trote, eh. Oh, avessi pescato un pesce così a Caio Cogino si mangiava tutti la settimana. Una trota da 4 kg che l'ha mai vista. Sara era una persona eccezionale e io ho la convinzione religiosa che Sara stamattina sia qui, non in forma materiale, però sia qui con noi. Sara era una persona che aveva capito che in Africa bisogna dare dei diritti a persone che diritti non ne hanno. Il diritto alla salute, il diritto alla famiglia, il diritto allo studio e talvolta anche il diritto alla vita. Sara con suo marito hanno aperto questa strada che adesso tanti altri volontari, tante altre persone di buona volontà ogni anno partono in aiuto a queste persone che ci ripagano con il loro affetto, con i loro sorrisi e con la loro condivisione. Io ringrazio tutti quanti, nessuno escluso, dei partecipanti a questa manifestazione che ogni anno ci dà modo di poter aiutare bambini in difficoltà, di poter vaccinare tanti bambini a rischio di vita, di poter comprare un ecografo nuovo che quest'anno quello che abbiamo giù a Ruanda si è rotto e di poter portare avanti piccoli e grandi progetti come stiamo facendo da molti anni. Vi parlo di scuole, vi parlo di acquedotti, vi parlo di distretti sanitari e tanto altro. Quindi un grazie in cielo del Sara e un grazie a tutti gli uomini di buona volontà che oggi sono qui presenti. Grazie a tutti. Il primo che è la trota più grande che va a trota più grande Masetti Nicolas con 4,065 kg. Quindi Masetti, vedi qui, premia. Grande Nicolas. Premia Paolo Brosio. Che onore, oh. È misura nostra fuori. Poi, ovviamente i premi sono dentro il bar, a finita la premiazione potete venire a ritirare tutti i premi. Bravo. Oltre a questo trofeo e a tutti i premi c'è anche un soggiorno dai Gargantini in Austria, all'Active Hotel Gargantini in Austria.
Vincenzo Pellegrinotti Fabio con 22 trote. Allora vorrei insieme a Pucci Michele anche Pippo Salvoni che l'ha assistito durante la gara. Sì, vorrei una foto anche con Pippo Salvoni. Secondo, Michele. Ma questo Pippo, fategli un applauso. Perché sto ragazzo è un Pippo nuovo. Sì, ma sei un fenomeno, ma come hai fatto? Ma mi fate intervistare sto bimbo, mi date la... Scusa, È mio figlio. Ma è tuo figliolo. Aspetta, aspetta. Ora uno dice, sai, peschi una trota, un pesce grasso, è capitato anche a me di pescarla giù, un pesce da 7 etti, 6 etti, vabbè. Ma pescarne 24, 24 ne pescare. Ma come hai fatto? Grazie, un aiuto del mio amico Pippi. Il tuo amico Pippi? E chi è Pippi? Pippo Salmuri. Pippo Salmuri, vieni qua. Come avete fatto a pescare? È Michelino che non molla. Bravo, è bravo. Sì. Promette bene, via. Sì. È un campione, è già arrivato secondo. Sì, a differenza del padre che diciamo che non è dei migliori. Ah, il padre, l'organizzatore non sa pescare, oh! Allora, grazie, grazie a te, così si muore di fame. Si muore di fame, vai. Allora, complimenti, fate la bella foto, voglio stringere la mano, aspetta. Ecco. Fatti vedere. Dopo premiamo anche Paolo per il suo uno che sta accattato. Non lo merito io. Attendi se si va a pesca. Vai, mamma Paolo, vai. Però voglio dire una cosa. Però ora vi voglio dire una cosa, Allora, lì c'erano i due bravi, erano Bettarini e Capparoni, loro sono proprio appassionati di pesca. Io faccio altre cose, però mi adattavo e poi un po' i Bagnini a Forte dei Marmi, un po' Jonathan soprattutto che mi ha insegnato prima di partire un po' di cose, pescare il lancio così, lanciare senza canna non è facile, perché cioè, devi mettere più piombini, devi trovare il galleggiante, perché lì il galleggiante non te lo danno, allora aspettavo la mareggiata perché arrivavano delle robe che usavi come galleggiante. Poi alla fine sono arrivati, vi racconto questa cosa, voi siete pescatori quindi potete apprezzare. È arrivata una barca con 5 ragazzi dell'Honduras che non poteva arrivare lì perché c'era il parco, c'era la polizia che non potevano avvicinare i naufraghi, noi non potevamo parlare con nessuno. Sono arrivati e mi hanno insegnato dalla barca a fare il lancio per lanciare senza canna, lanciare lontano. Cioè praticamente loro fanno come un lazzo, lo tirano così e quei piombini ti va a 20 metri. E io non ci riuscivo, perché mi si annodava sempre, mi si incastrava l'amo, l'esca, perdevo l'esca. Alla fine sono riuscito, ho imparato e negli ultimi 4 giorni ho pescato 5 pesci. Vedi che alla fine anche quelli duri riescono a pescare. Primo classificato, secondo settore. Ora visto che sta smettendo di piovere possiamo anche rallentare un po' la premiazione. Diluvia. Pasquini e Benvenuti sono a pari come numero di pesci, però vince Tommaso perché ha fatto 6,8 kg, mentre Lorenzo 6,6 kg. Al Daiwa Classic dove si è qualificato come secondo assoluto. Abbassatevi tutti, dai. Abbassatevi tutti all'altezza di lettore di gara. Ecco, grande Michael. Questo non è mio figlio. Poi Mirko Poli con 24 pesci. Grande Mirko. Primo classificato Cacciagli Alessio con 27 pesci. Allora premia in questa occasione sempre Paolo Brosio. Cosa mi arriva? No, Paolo Brosio insieme a qualcuno dell'amata Africa, dai, forza. Simi Michael. Simi Michael terzo.
anche un premio, oh. Devi essere orgoglioso, Cacciagli. Michael con 27 trote. Bravissimo, bravissimo, più che altro il terzo classificato. È un trofeo per il Street Dogs for Africa che dà spazio veramente sia a bambini che persone anziane, ragazze, c'erano anche ragazze quest'anno, è un orgoglio da parte nostra avere tutti questi ragazzi qui che si divertono e che pescano e che fanno anche dei bellissimi risultati. Il vincitore di Trout for Africa 2019 che è Cacciagli Alessio con 25 pesci, quindi torna 27, torna sul gradino più alto, primo settore, posate, levatevi per primo settore. Vai, allora, il direttore di gara più Paolo Brosio fanno la premiazione del primo assoluto, ora puoi montare su almeno di meno. La premiazione del primo assoluto, Cacciagli, primo assoluto. Bravo! E quindi entra anche lui negli annali del Trout for Africa come vincitore dell'edizione 2019. Allora, ricordo a tutti che i premi sono all'interno del bar, allora fra 5 minuti lo diamo.